Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi andremo a fare un circuito per gli addominali di soli 7 minuti, ma veramente struggenti. Andremo a lavorare sulla qualità muscolare e sulla definizione. Facendo questo circuito di soli 7 minuti ogni mattina, nel giro di un mese o anche meno, vedrete grandi risultati. Io preferisco sempre allenare gli addominali a corpo libero, perché andare ad aggiungere sovraccarichi inspessirebbe la parete addominale e quindi la vita per assurdo sembrerebbe più larga. Ma invece, facendo questi esercizi con soli 7 minuti al giorno, ogni mattina, riuscirete a portare a casa un'ottima definizione addominale, ovviamente sempre affiancandolo ad una corretta alimentazione. Non perdiamo altro tempo, andiamo ad allenarci. Sei pronta? Partiamo! Iniziamo il nostro allenamento con i crunches, l'esercizio più conosciuto ma anche il più facile da sbagliare. È importante pensare che le spalle vadano verso il bacino, contraendo gli addominali mentre si espira tutta l'aria. Farli lenti e controllati li renderà molto più efficaci per il tuo addome. Tre, due, uno, ok. Riposiamo 15 secondi e prepariamoci per i flutter kicks. Ti consiglio di mettere le mani ai lati dei glutei per lavorare al meglio gli addominali. 3, 2, 1, via. Le gambe sono più tese possibile e si muovono in verticale alternandosi. L'addome rimane sempre contratto e il mento chiuso sul petto. Ok, prendete il fiato che il prossimo è energico, passiamo ai crunch inversi. Composti da due movimenti, prima da distese portiamo le ginocchia al petto, poi ci alziamo in candela. Allo stesso modo torniamo giù. E andiamo. Cercate di tenere le spalle più basse possibili, per non sovraccaricare il collo, e seguite con lo sguardo i vostri piedi. E stop. Iniziano a farsi sentire, eh? Il prossimo è un esercizio semistatico, i V100. E forza che si parte. Cercate di mantenere una V con il vostro corpo, appoggiando solo i glutei a terra. Gli addominali sono sempre contratti e le braccia tese in avanti fanno su e giù per mantenere l'equilibrio. Secondi. E 3, 2, 1, stop! Abbiamo superato la metà. La posizione del prossimo esercizio è molto simile, ma nei V-ups ci dobbiamo chiudere al libro, piegando e distendendo le ginocchia mentre il busto si inclina. Se vuoi aiutarti puoi appoggiare le mani dietro. E andiamo!
Cerca di non appoggiare i piedi per terra. Dai, resisti, rimani sempre in contrazione. L'esercizio avrà molta più efficacia. Stop. È tosta, manca poco. Il prossimo esercizio è una versione più difficile del primo. Tenendo le mani tese verso l'alto, veniamo su in crunch alzando però anche le spalle e ci distendiamo perpendicolare al pavimento. Torniamo giù nella stessa maniera. E ancora via. Pensate di arrotolarvi su voi stessi e di lanciarvi verso l'alto. Vi aiuterà a concentrarvi sul movimento da eseguire. Dai ragazzi, tenete duro, gli ultimi 10 secondi. E stop. Stringi i denti, siamo arrivati all'ultimo esercizio. Il prossimo è dinamico. Per fare bicycle ci basiamo sulla posizione del V-Ups. Stavolta però il gomito tocca il ginocchio opposto, questo facendo una leggera rotazione del busto. 3, 2, 1 e pedaliamo. Questo esercizio è ottimo per colpire tutte le sezioni degli addominali ed è ottimo per rinforzare anche le gambe. Stop, workout terminato. Se siete arrivate fin qui senza mollare, i miei complimenti, ma anche complimenti comunque per aver fatto questa sessione di addome con me. Il nostro workout è finito, spero che vi sia piaciuto. Ricordatevi che sono 7 minuti molto intensi, ma se per voi sono comunque troppo poco, vi consiglio di aspettare un paio di minuti e farlo un'altra volta. A me, personalmente, fare questo circuito ogni mattina da un paio d'anni mi ha rinforzato tantissimo gli addominali, mi ha dato più densità muscolare alla parete addominale e soprattutto mi ha ridotto molto il mio problema di bloating, che molto spesso a noi donne accade. Oltre a questo, rafforzare l'addome è utilissimo per migliorare la postura, soprattutto se come me dovete fare molte ore al computer o comunque seduti per studiare. Scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video e se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale che mi aiuterà a fare più video così. Noi ci vediamo al prossimo video, un bacio grande e sempre avanti tutta, non mollate mai!